Comunque una cosa, cioè, raccontata così è una merda, però la verità è che sono parecchio inquietante perché io dormo di fianco a lei e lei mi guarda che tipo ci sono io sta toccando tutta la che mi faccia, tocco la faccia. tutto il tempo mentre dorme, ma tipo anche se sei così se lo fa così. Quindi amore è andata, faccio lasagne? Ma non abbiamo ancora amore, beh, faccio per fare la spesa. No, fai anche per restare a casa, ci devi fare una cosa leggera. Una cosa leggera, un'insalatina? Può andare? Un'insalatina fantasia. Ragazzi, mi sta scatenando 12 milioni di follower. Fuori, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Io volevo stare a casa tranquillo, raga. Cioè, una serata tranquilla. Perché veramente, sapete che sta roba mi dà super fastidio. I tuoi Mamma fan mia. Capiscono. Cioè, non avrei mai pensato, guarda, proprio... Per sempre sarà. Non andate a cercare niente su internet perché non troverete assolutamente nulla riguardo a persone che si toccano la faccia durante il sonno, ma in maniera compulsiva, capito? Quindi, boh, se sapete qualcosa fatemi sapere. Finalmente è arrivato anche a me. Spam. Buongiorno amici, devo porvi un quesito perché mi succedono delle cose strane e misteriose. È più o meno da un anno che mentre dormo soffro di questo tipo di sonnambulismo, tipo che mentre dormo mi tocco la faccia e mi faccio i grattini alla faccia e le labbra. Sapete? Siamo quindi? No! A casa! No! Stavi picchiando una bambina, ti ho visto! Comunque dovreste empatizzare col più debole. Ragazzi, ha appena censurato anche una stories. Censurato, minchia, sembrava che eri andata in Vietnam, non esco mai, no, non mi porta ragazzi, mai non fuori. Ma si sia sempre fuori! Non usciamo mai a cena perché lui non vuole uscire. Ti ha distratto il papà? No? Ti ho distratto io. Sì, lo so. Però da un lato io sono contento, ovviamente. Dall'altro lato... No, perché mi devi comprare una borsa. È proprio vero che Instagram non rispecchia la vita reale. Cos'è che hai detto? Devi comprare una borsa, hai detto. Ma quando? L'hai detto c'era mai. Non è vero. Tutto nelle mani vostre. Facciamo un sondaggio. Ragazzi, vi sembra possibile che siamo in vacanza e non vuole uscire neanche in vacanza? Vero. Abbiamo mangiato solidarizzate con me, sondaggio. No, ragazzi, fuori a voi cena. Ragazzi, voi siete in Sardegna, in Costa Smeralda, mangereste a casa? Sì! No, si va fuori a mangiare. Guardate cosa ha cucinato Chiara, ma che cuoca provetta. Mamma mia, amore. Sei andata anche a pescare le ostriche in mare? Master Chef mi fa un baffo. Ti fa un baffo. Pregate per me perché forse ce l'ho fatta nel mio intento di non uscire a mangiare fuori. Spero che molti di voi fidanzati mi capiranno. Tutti i giorni a mangiare fuori. Eh? Dire che siete delle merde, cioè sto perdendo il sondaggio. Lui non vi ama veramente, non vi ama veramente. Come posso dire una roba, raga? Cioè, dovreste, guarda, cioè lei non lo sta, guardate che abuso di potere fa. Ha più follower. Hai girato la capa. Ha più follower di me, cioè voi neanche state dalla parte del più debole. Ragazzi, uscire a cena sempre. Che palle, minchia. Posso fare pasta, so fare delle ottime lasagne. No, è davvero, si fa. So fare le lasagne, so fare anche i ravioli in casa. No, davvero, amore, giuro. Ti giuro. Ho seguito le tre persone che hanno messo like alla foto e commentato. Questo è l'entusiasmo che abbiamo io, Mati, in questo momento. Chi c'è? Chi c'è, Mati? Chi c'è? Mi sono appena presa... Comunque mi stai prendendo per il culo. No, comunque ragazzi, cioè, mi sembra possibile che siamo in vacanza e lui non vuole uscire raga, di casa neanche in vacanza. Ragazzi, alle 8 finisce la votazione. Sorprese per tutti. Da parte mia anche se io, anche da parte mia. No, io so già cosa fare. Tu cosa anche fai? Io. Vabbè, tu cosa fai? Io te lo sarà una sorpresa anche per me. Anche per me sarà una sorpresa per tutto il mondo. Prima, per tutto l'universo.
Amici della Sardegna, volevo dirvi che domani sera abbiamo organizzato una serata sorpresa dove metto un po' di dischi e facciamo un po' di festa. E ve lo dico stasera però alla location. Sì, secondo voi dovremmo restare a casa stasera o mi dovrebbe portare fuori a cena? Perfetto, non faccio la foto con voi, ciao. Sì, è un momento super romantico, si stanno per incontrare e si baceranno. No, in realtà non si cagano di pezza. Raga, non credete a nessuna promessa che vi farà. Non credete, non credete, guardate che farà, è come lei fa tipo 1 milione di posti di lavoro e poi non fa un cazzo. Demagoga, populista, aia. Che stronza, il go to forum, no, dai, ma raga, che stronza, ragazzi, scatenatevi, fate sentire che gli italiani valgono di più di questi stranieri qua. Ecco i nostri amici sobri sulla barca. Mamma mia, come te la meni, Fer. Lo sta facendo anche in inglese, dai, che stronza. No, l'Italia agli italiani, ragazzi, scatenatevi. Eh sì, lo stai facendo in inglese, guarda. E anche io ho il mio invito, perché sennò sembrava che mi avete lasciato fuori, non eravate mica tanto carini, eh. Anzi, è figata. Ora, ieri in realtà ho taggato un ristorante di Lecce, e però mi passi davanti anche tu, scusa. Ho taggato un ristorante di Lecce, adesso taggo quello giusto. Vai, comunica. Nonostante io abbia vinto la stragrande, controllate se non ci credete. 155.000 contro 177.000. Esatto. Sono la fidanzata così carina che ho accolto la richiesta del mio fidanzato di rimanere. Ti fidi di me? Per niente, proprio. Allora ragazzi, volevo dirvi che il locale in cui suonerò domani sera qui in Sardegna è il Billionaire, ci vediamo domani sera.